E dove si vede Bloomberg? Qual è? Su Mondo di Bloomberg, su internet. Sì. Scusalo, Maestà, perdonate, se ero a corrente che la festa era così durevole, schiacciavamo un pisellino. Ma come cazzo parli? Marino qui non c'è, ma noi ci siamo visti quest'estate a Cine e ha fatto i danni, perché io ironizzavo sul fatto che un bertagnaccio in pantelle, insomma, avevo delle perplessità, e lui mi ha detto, ma tu hai visto gli altri che mi hanno visto vicino come si portano le tarme, in particolare Masta Andrea, quindi voglio dare la possibilità a voi di rispondere. Non ce l'aveva detto. Mai, mai. Lui ha fatto questa cosa. Io non rispondo a questo tipo di provocazioni, sono più piccolo di Favino e si vede. E se non si diceva, è più piccolo, vedi come si riporta. Mi riporto peggio perché vivo la vita in maniera più intensa, però insomma va bene così, ma tanto alla fine poi c'è un momento, come i bambini geni, no? Arriva un momento in cui si fermano e diventano come gli altri, giusto? Certo. Ecco, arriva un momento in cui i 2 anni che Favino ha più di me peseranno moltissimo. Era abbastanza delicato come mi è piaciuto questa dei bambini ingenui, mi è piaciuta molto. Ti piace? Molto. Sì, ma perché non mi metti a sapere? Voi dovete lavorare insieme. Ma, no, ma questo è ancora ancorato alle è ancora ancorato che noi, capito, perché parliamo una lingua diversa dalla sua, perché abbiamo perché del io parlo come si capisce quello che dico, cioè voi fate solo metafore, vabbè insomma, andiamo avanti. A proposito di parole, Favino sempre mi aveva promesso che... Sì, però non parlarci di Favino, basta, ma scusa. Fai l'intervista a Cartolano. Ma capito, ma tu vieni qua per parlare di Favino. È l'ultimo. Pensa se c'era. Ma c'era solo lui. Mi aveva promesso che vi avrebbe proposto il motto tutti per uno, totti per tutti, ma nel film non l'ho visto, quindi non me l'ha proposto perché avrebbe potuto... A parte io sono della Juventus, non l'avrei mai accettato, ma comunque... Si vede comunque. Sì, no, però no, si vede perché c'è il bianco-nero. No, in generale. Però, sì. Dico, no, no, ma queste battute quando te le fa? Sei sicuro che fosse Favino? Era lui. Ma non parliamo più di Favino. Vabbè, non parliamo più. Basta, che non c'è nemmeno. Invece, Masta Andrea fa una cosa stupenda in questo film, ovvero rendere Daglie un grido di battaglia. Che è una cosa stupenda, però voglio sapere, dalle altre regioni, una cosa equivalente, quale avrebbe potuto essere? Perché lui ha monopolizzato con questo Daglie. No, poi... perché sono quello che strilla di più quando carica. Come si dice in Basilicata? Daglie! Non si dice in Basilicata, Daglie. Cioè, noi non siamo gente che va all'attacco. Che va all'attacco. Yes. Non c'è un... Scappa! Fuimo! Ecco, questo è il nostro Daglie. E come si dice? Dal. Così. Però l'abbiamo lasciato fare a Masta Andrea, perché il più ma giovane... Ma ti ricordi in che scena c'era? In varie scene, Daglie! Sì, sì. Con le brose. Andate le brose. Daglie! Un'altra frase che io personalmente me la voglio stampare su una maglietta è non è porco, è leggenda. Voglio sapere, potete essere onesti, sul set c'era più odore di porco o più odore di leggenda? Beh, sembra facile rispondere a questo, no? Di porco. Certo. Specie perché era luglio, eravamo vestiti così, insomma. Diciamo che... Però questa ti sei salvata perché non la dice solo Favino, la dice anche lui nel film. Ah, io dico sì, è vero. No, la dice lui. Allora dice ma quell'altro che non ne parliamo. Io non ne parliamo, quello di cui sei innamorata, perdonami. No, 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 che lui lancia le provocazioni e volevo sentire la vostra. Un'altra provocazione l'ha lanciata prima Margherita Bui, dicendo che questi moschettieri sono un po' come dei supereroi e giustamente, essendo dei supereroi italiani, non potevano che essere sfigati. Voglio sapere se siete d'accordo e se siete d'accordo perché in Italia dobbiamo avere gli supereroi sfigati. Ma devi dire a Margherita che non è più. Ma va a Margherita Bo, ma da dove viene sta battuta? Cioè, no, siamo sfigati, siamo perdenti, ma un eroe non può essere che perdente. Se un eroe vincesse sempre non sarebbe un eroe. Un eroe diventa eroe quando è un perdente che vince. Un eroe per essere un eroe deve essere un numero 2, non chiamala. Può essere il numero 1. Chiamala. Sei d'accordo? Chiamala. Senti la profondità. Sentito. Come va a scavare? Diciamo, anche noi, anche il discorso diciamo della nostra età, noi siamo attempati, siamo i moschettieri anni e anni dopo, però poi quando abbiamo tirato di spada siamo ancora degli eroi, siamo i più forti di tutti, per questo siamo dei supereroi. Se fossimo giovani saremmo semplicemente dei giovani vincenti, non c'è nessun eroismo nella vittoria di un giovane. Sì, diciamo, la imbastisce bene, però stringendo, cioè eroi, non eroi... giovani, vecchi, alla fine
Alla fine no, caffè. Alla fine senza caffè, cioè, ma come l'affronti, questa domanda? Cioè, io sto crollando, diciamo, ma già nel film si vede, non so se l'hai visto il film. Hai visto com'è? Come l'ha visto? Fa facilitazioni del film da 20 minuti. Non ne so, magari l'ha detto qualcuno. Stava dormendo. I tacchini me l'hanno detto. Non si sa. Comunque, io sono a favore del caffè. Stava dormendo. No, sono d'accordo con loro. Dico solo che non trascuriamo un aspetto, diciamo, no? L'aspetto che comunque abbiamo giocato parecchio, diciamo che è un film che si pone come primo obiettivo quello di essere divertente, eccetera, eccetera. Ma tutte queste cose che dice Rubini posso anche capirle, perché poi è un ragazzo fatto così, diciamo, legge parecchio perché soffre di insonnia. Però stringendo siamo lì a divertirci e a faticare, quindi non prendetela così proprio come è. A posto. Io finirei così, mi sembra.